Ho riso. Verso la fine dell'estate sono stato invitato ad un progetto che consente ai ragazzi di fare esperienza in campo di cucina, lavorando in un bar. Eravamo solo in 15. Sono stato molto fortunato, si può dire. Il primo giorno abbiamo fatto una lezione sulla sicurezza, anche se non era così interessante, dato che cambiava sempre argomento. Però c'è un piccolo particolare. Non cucineremo per altre persone, ma per noi stessi. Nota importante. Avevamo colazione gratis! Ci siamo divisi in gruppi da 3 e ho deciso di fare le salse, tra cui la harissa. Bene, è il momento di fare la salsa. No, forse non questo tipo di salsa. Per farla servono 250 g di peperoncini. Bisogna mettere 3-4 spicchi d'aglio, 2 cucchiai di coriandolo. Bisogna poi mettere un pizzico di sale, 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 sale. Bisogna poi mettere della menta, facendo piano, altrimenti la menta si lamenta. E finire quindi con olio e semi di carvi. Frullare quindi il tutto nel frullatore, anzi nel frullat minuti. E seguendo questa ricetta potrete facilmente ottenere delle salse di cetrioli. Ecco il peperoncino che abbiamo fatto. Proverò a assaggiarne solo un po'. Non sarà così piccante, dai. Questo è il risultato del secondo giorno. Ci rimangono ancora 3 giorni di cucina. Spero che ne escano risultati migliori. Cosa fa un cammello tra i budini? Attraverso il deserto! Salve a tutti, oggi vi spiegherò come fare un pollo alle mandorle, specialità cinese. Innanzitutto, per tagliare la carne dovremo prendere un coltello. Guardate che forte, il coltello è appeso al muro da una calamita. Dai, non si può dire che non sia attraente. È così attraente questa calamita che il coltello prova affetto per lei. Con questo coltello dovrete togliere i nervi alla carne, anche se questo vi renderà nervosi. Così dopo condite con farina e sale. Sale, 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 sale. Bisogna poi tagliare la cipolla a fette e grattugiare lo zenzero. Sapete cosa mangiano gli eremiti? Lo zenzero! Comunque la ricetta dice di scaldare un wok. Un wok. Comunque in uno dobbiamo far friggere le mandorle, mentre nell'altro dobbiamo friggere le cipolle con 4 cucchiai di olio di semi. Per finire si aggiunge la carne alle cipolle. Noi abbiamo attuato anche una piccola modifica, abbiamo aggiunto dello yogurt. Sì, dello yogurt sulla carne. Qualche problema? E questo è il risultato! E questi sono tutti i nostri piatti cinesi che abbiamo cucinato. Bisogna fare attenzione quando si mangiano gli involtini di primavera, perché la prima vera. La seconda falsa. Oggi faremo i spiedini di pollo in salsa satanica. Per prepararlo bisogna pulire il petto di pollo, tagliarlo a pezzi, metterlo in una terrina, condirlo con latte, metterci spicchi d'aglio, spezie e olio di sesamo. Olio di sesamo! Dopodiché lasciar marinare il tutto. Marco, presente. Matteo, presente. Francesca, presente. Pollo, pollo. No, ho marinato anche oggi. Mentre si aspetta mezz'ora per marinare la carne, si prepara la salsa satanica. Bisogna tritare le arachidi, mettere la salsa di soia, esattamente 3 cucchiai.
Sì, 3 cucchiai di salsa di soia. Cioè. Poi bisogna pestare i semi di coriandolo. Bisogna infine metterci un cucchiaio di peperoncino, la curcuma e il succo di arancia e limone. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Beh, l'ultimo giorno abbiamo fatto la salsa piccante messicana, solo che abbiamo sbagliato qualcosa, non era così piccante, ecco. E così abbiamo fatto questa salsa piccante, piccante non troppo. Come avete visto, vi ho lasciato le ricette così potete fare questi cibi anche in casa. E quindi, per concludere, vorrei dire che questa esperienza è stata davvero importante perché sia ho imparato a cucinare meglio, perché prima cucinavo la pasta senza acqua. No, sul serio. E in più ho avuto l'occasione di fare questo simpatico video e ho fatto amicizia con altre persone. A proposito del video, se vi è piaciuto, magari, non so, spontaneamente potrete, non so, iscrivervi al canale o tutte robe del genere.